Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Siamo in compagnia di Raffaele D'Ursi dell'Equipe Campania, oggi questa amichevole prestigiosa con la Juve Stabia. Se dovessi fare un bilancio di questa partita, che cosa hai provato? Ecco. Ma sicuramente è un modo di stare insieme, esprimendo quelle poche nozioni che gli allenatori dell'equipe mettono a disposizione. Non è facile per noi, ecco, magari in un periodo in cui siamo senza squadra, cercare di ritrovarci, ecco, e magari fare quello che più ci piace, cioè giocare a calcio. Quindi l'Equipe Campania mette a disposizione questa opportunità e noi la cogliamo subito, perché ci ha dato una grossa opportunità di affrontare una squadra appunto di Serie C prestigiosa, una piazza prestigiosa. Ecco, fine primo tempo, anche con mister Caserta, avete terminato la frazione con l'1-1. Ecco, ci credevate magari di avere questo risultato fino alla fine? Ma ripeto, non è semplice, perché loro sicuramente sono, sia a livello di condizione che a livello tattico, erano sicuramente messi meglio in campo. Noi, qualcuno era nuovo, quindi non c'eravamo nemmeno allenati insieme. Quindi è stata comunque una bella soddisfazione aver terminato il primo tempo comunque a buoni ritmi, ecco. Ecco, sei un po', possiamo dire così, vittima di questa regola degli over e degli under, come te tanti altri. Ecco, abbiamo visto anche giocatori di maggiore esperienza come Vitiello e altri che purtroppo non hanno trovato sistemazione. Che cosa hai da dire per questa regola? Diciamo che noi la consideriamo un poco assurda. Ecco, il tuo pensiero invece qual è? Purtroppo da alcuni anni non si vede tanto la meritocrazia, o comunque magari non si rispettano gli ordini di età, ecco, magari non vale più la categoria gerarchica, ma purtroppo c'è questa regola di dare maggiori opportunità agli under, anche se io credo che anche prima, ovviamente, all'under bravo, al ragazzino bravo veniva data l'opportunità. Ricordo, con me a Cava c'era Lorenzo Insigne, giocava a prescindere, non c'era bisogno della regola di under, over. Poteva avere 400-700 presenze in C, in B, no? Ovviamente era il campo quello che parlava durante la settimana. Ecco, adesso cosa speri per questa stagione? Perché adesso ti stai allenando per farti trovare pronto, però c'è qualche opportunità? Ti è arrivata qualche segnalazione? Ma qualche richiesta ce l'ho, magari anche da qualche piazza prestigiosa, soprattutto però di interregionale. Purtroppo, ripeto, in Serie C si è piuttosto limitati a rientrare in determinati piani, però aspetto la migliore opportunità facendo le giuste valutazioni. Bocca al lupo. Crepi.